Allora, amici di Onda Libera TV, siamo a Fano presso l'Emporio, dove è appena terminata l'illustrazione che ha fatto l'ingegner Valentino De Santi su un progetto di moneta alternativa. Allora, ci può illustrare meglio questo discorso, insomma, come, in quale ambito può essere applicato, quali sono, diciamo, i pregi e i difetti di questo sistema? Allora, la moneta complementare è una moneta che si affianca all'euro e serve per sostanzialmente andare a compensare tutta una serie di problemi indotti prima di tutto dalla globalizzazione, cioè quindi dalla liberalizzazione del mercato delle merci, prima di tutto, e anche dei capitali. E quindi la moneta complementare serve localmente esattamente come serve anche la distribuzione, come si fa qua, e la produzione locale, distribuzione e produzione locale. E modelli di moneta complementare ce ne sono diversi, qua ne abbiamo parlati, ne abbiamo discusso di due o tre, abbiamo parlato del buono acquisto, del billo come si sta usando in questa cooperativa, che è anche associato a una cooperativa di disoccupati, quindi è uno strumento che è servito anche per andare in qualche modo ad aiutare l'inserimento al lavoro. Si può parlare di camera di compensazione, quindi di uno strumento che è più attinente alla moneta bancaria vera e propria, e quindi non è tanto un buono cartaceo quanto moneta scritturale. E si può parlare anche di sistemi anche un po' più complessi che coinvolgono le amministrazioni pubbliche anche. Diciamo, mi sembra di capire che è uno strumento adatto a un periodo come questo di grande crisi e di liquidità, diciamo, per cui è uno strumento che va in aiuto a imprese che vogliono sviluppare dei settori ma si trovano in crisi di liquidità, appunto, no? Esattamente. Tutta la crisi finanziaria che abbiamo subito e abbiamo anche subito pesantemente in Italia, ma a partire anche dall'aggressione al nostro debito sovrano e dalla crisi dell'Eurozona, eccetera, eccetera, hanno portato degli enormi danni alla nostra economia, ma se hanno avuto un aspetto positivo, l'aspetto positivo è proprio quello di, una volta arrivati in credit crunch, fare in modo che le persone siano sempre più sensibili a capire che cos'è la moneta, da dove viene la moneta, che influenza ha la produzione della moneta rispetto alla produzione dei beni e la circolazione della moneta. E quindi, dato che con tutta evidenza in Italia non mancano capacità produttive, non mancano lavoratori e non manca il mercato, quello che manca è la moneta, quindi pensare una qualche modalità per fare in modo che gli imprenditori abbiano bisogno di meno liquidità euro e possano comunque scambiarsi beni e servizi, quindi ad esempio strutturando il baratto, a maggior ragione dal credit crunch ha un grosso impulso, insomma, tutto questo movimento, diciamo. Possiamo dire che la moneta alternativa diciamo, è uno strumento che può aiutare a sviluppare il baratto, perché si sta tornando verso il baratto in alcuni settori. Diciamo, questo è uno strumento intermedio tra il baratto e la classica moneta conosciuta finora. È corretto dire questo? Sì, più correttamente è giusto dire che ci sono vari modelli di moneta complementare. Peraltro la moneta complementare esiste in tutto il mondo, esistono centinaia di applicazioni di moneta complementare in centinaia di modelli diversi fra di loro. Peraltro in Europa esistono parecchie monete complementari anche in forma di buoni, anche in forma di buoni acquisto, eccetera. In Germania, dove è il paese che attualmente ha più liquidità, da anni esistono buoni acquisto. Comunque alcuni di questi modelli non fanno nient'altro che strutturare il baratto, però il baratto non va visto come una forma arretrata di commercio
per cui i trogloditi tornano a barattarsi i beni e i servizi fra di loro. In realtà è una forma molto più avanzata di generazione di economia locale, ovviamente, perché laddove si riesce a fare a meno della moneta che si compra in banca, in realtà si sta facendo un passo avanti, non si sta facendo un passo indietro. Okay. Lei prospettava nella illustrazione che ha fatto, diciamo, un sistema localizzato che poi gradatamente può confluire in un sistema informatizzato di livello più generale, per cui praticamente si parte dal basso per poter applicare adeguatamente questo tipo di moneta alternativa. Sì, sì, questa è l'altra, è una delle valenze della moneta complementare. La moneta complementare per definizione è una moneta locale, complementa l'euro, non sostituisce l'euro e non è globale, perfetto, e non è statuale. Però questo vuol dire che se diverse isole nascono, le isole fra di loro poi possono comunicare, quindi se nasce un baratto multilaterale ben strutturato in un comprensorio, in un distretto produttivo all'interno di un X filiere, di un territorio anche abbastanza vasto, quindi di molti comuni vicini territorialmente, questo non preclude il fatto che quella isola poi possa comunicare con un'altra isola nata altrove e che quindi gli imprenditori di fatto scambino beni e servizi fra di loro, non solo all'interno della propria isola, ma all'interno anche di altre isole collegate. Ci sono già dei software predisposti per questo tipo di moneta, di gestione? Sì, sì. Esistono vari software, noi proponiamo un modello, peraltro a breve rilasceremo anche un modello dove i pagamenti con il telefono cellulare, con gli smartphone vengono agevolati e sono anche messi in sicurezza da diversi sistemi di chiavi di protezione. E, può dare qualche riferimento per chi volesse saperne di più di questa, in questa materia? Qualche sito, qualche email, qualche numero di telefono? Può uscire, uscirà un libro adesso fra settembre e ottobre che finirò di scrivere e quindi rimanderei a quel libro. E in ogni caso esistono anche libri, ad esempio ad opera di De Simone, Domenico De Simone, dove si parla di un altro modello, comunque esiste, documentazione in rete esiste. Sì. Bene, grazie per questa interessantissima testimonianza e amici di Onda Libera un saluto.